Io sono Alberto Molinari, sono ricercatore dell'Istituto Storico di Modena e membro della Società Italiana di Storia dello Sport. Il mio contributo è stato all'interno di un panel sul calcio, in particolare io mi sono occupato di un segmento di storia dell'Associazione Italiana Calciatori. È un periodo che va dal 1968 al 1981. Il 1968 ho scelto queste date perché il 68 è l'anno, si usa dire, della nascita dell'associazione. In realtà si tratta di una rifondazione, perché l'associazione nasce sulle ceneri di un sindacato che esisteva dal 1945. Questo è un primo elemento interessante, perché la nascita dell'AIC rappresenta una cesura nella storia del sindacalismo calcistico, perché l'AIC proponeva un modello sindacale diverso rispetto a quello del passato, che era fondato sostanzialmente sulla delega. Invece con l'AIC sono i calciatori in prima persona a farsi protagonisti della vita sindacale. E questa idea di auto-organizzarsi democraticamente, di prendere decisioni attraverso lo strumento dell'assemblea, rappresenta appunto una novità ed è in sintonia con il clima dei tempi, con le istanze di partecipazione che attraversavano la società dalla fine degli anni 60 e gli anni 70. Quindi il primo elemento di interesse che ho cercato di indagare e approfondire è quello del modello sindacale. Poi l'associazione ha svolto il suo ruolo ovviamente sindacale, e portando il conflitto, comunque l'azione sindacale, all'interno di un mondo che si autorappresentava, si è sempre autorappresentato come una realtà neutra e conflittuale, e attraverso una serie di azioni sindacali, di campagne, di proteste, l'associazione è riuscita a ottenere degli importanti risultati che hanno cambiato in profondità il profilo sociale, la condizione stessa del calciatore, che era prima alla fine degli anni 60 assolutamente privo di qualsiasi diritto e in una condizione di totale subordinazione rispetto alla società. Quindi diritti, tutele di carattere economico e normativo che hanno consentito soprattutto ai giocatori delle serie minori, naturalmente, che erano quelli penalizzati, di ottenere uno status giuridico, una configurazione molto più positiva rispetto al passato. L'altro elemento interessante è le campagne, le denunce fatte dall'associazione nei confronti delle storture del sistema economico calcistico, quindi l'AIC denunciava le manovre affaristiche, le logiche speculative che dominavano il calcio, in particolare il calcio mercato. L'AIC ha condotto una battaglia molto, molto dura e molto lunga per eliminare il calcio mercato, cosa che ovviamente non è avvenuta, ma per eliminare quelle figure del sottobosco del calcio italiano che erano costituite dai mediatori che in modo subdolo seguivano le trattative tra giocatore e società. Questo in un contesto di crisi strutturale del calcio italiano, rispetto alla quale l'AIC proponeva una riforma, una moralizzazione del calcio e un rinnovamento della sua classe dirigente. Ecco, questi sono, direi, alcuni temi brevemente che possono essere di interesse rispetto a un'analisi, un'indagine storica del sistema calcistico di quegli anni.